Naturalmente intervengo un attimino sull'ordine dei lavori e in merito in particolare sulla questione appunto del ritardo nell'approvazione della proposta di legge 128, se non vado errato, che era quella che praticamente proroga i termini dell'adozione del PTPR, quindi quello che dà più tempo prima dell'approvazione stessa del piano paesistico regionale. Oggi qui non vedo come al solito l'assessore Civita, che viene ogni tanto, ma oggi doveva stare qui per dirci una cosa importante. Cosa succederà tra il 15 e il 17 di febbraio? Speriamo di no, perché se dovesse piovere davvero su quel tema siamo un po' molto preoccupati. Allora noi vorremmo rassicurazioni che dal 15 al 17 febbraio non ci siano questioni che poi l'articolo 21 stesso della legge 2498 riporta. Quindi vorremmo sapere, vorremmo conoscere, visto che comunque sono stati messi, questo intervento è stato fatto con la legge 128 che abbiamo approvato con urgenza in sesta commissione, convocazione la mattina per la discussione pomeriggio alle ore 15, quindi con sole 5 ore d'anticipo. Abbiamo messo un emendamento nella proposta di legge 76 che già è stata elaborata dalla commissione e che era pronta già ad arrivare in aula per tempo, era stata anche messa in ordine del giorno del precedente consiglio e non è stato neanche discusso, quindi avevamo già due linee preferenziali per poter far slittare quel termine per l'approvazione finale della PTPR e oggi siamo qui a dover avere i dubbi sul fatto che questo PTPR c'è una finestra praticamente del nulla tra il 15 e il 17 e dobbiamo stare qui con i dubbi quando due proposte di legge, non una, due, e il collegato che era la terza proposta di legge dove doveva essere contenuta questo provvedimento, tutte e tre queste proposte di legge non sono arrivate in aula per tempo. Cioè questo è il punto su cui noi abbiamo preoccupazioni, tre proposte di legge, tre, e nessuna delle tre è riuscita ad arrivare in aula. Su questo siamo veramente preoccupati e quasi indignati, perché non è possibile che con tre proposte di legge si debba avere questo dubbio e senza poi poterlo fugare, visto che non c'è l'assessore né Civita e tantomeno Refrigeri, che forse poteva fare un po' le veci del discorso. E poi sul Consiglio dei Trasporti ovviamente ne prendiamo atto, ma siamo veramente sconcertati del fatto che presentiamo una proposta di Consiglio straordinario e il regolamento stesso ci impone di doverlo eseguire all'interno dei 15 giorni successivi alla presentazione. Oggi siamo quasi un mese, se non sbaglio, dalla presentazione e si apprende che andiamo oltre. Ne prendiamo atto, ma siamo completamente dispiaciuti. Il regolamento dice...